oggi tocca a te. Tu sei bravo a difendere, vediamo se sei anche bravo a scartare. Okay, cominciamo? Vai. Perché ci sono degli occhiali secondo te? Non so. Tu nel 2018 hai fatto un intervento agli occhi, corretto? Ah, sì, giusto. Ci racconti un po' com'è andata? Io avevo un po' di anni problema perché non l'ho visto da lontano, però sul campo non sono riuscito a mettere le lenti dentro l'occhio, quindi dovevo fare questo intervento. Perché quando tipo, ho guidato la macchina, ore di sera, mettevo sempre occhiali perché mi sono andato, perché non vedevo bene. E poi questo intervento che mi hanno fatto a Slovacchia, sono stati molto bravi e molto carini. E posso dire che l'intervento è durato forse... Quello intervento è durato solo 30 secondi un occhio, 30 secondi l'altro, solo che la preparazione che dura di più, però io sono molto contento e adesso vedo tutto meglio. Qual è il consiglio più importante che ti hanno dato i tuoi genitori? Tutto quello che sono adesso devo ringraziare a loro, quindi non c'è solo una cosa, però sono tante cose. Io sempre cerco di rimanere con piedi per terra e fare cose per bene. Che cos'è? Duomo di Milano. Tu sei all'Inter da un po' di tempo, ti crea ancora emozione entrare in campo a San Siro quando lo vedi tutto pieno? Sicuramente sì, quando senti gente, quando vedi stadio pieno, stadio come San Siro sicuramente ti dà tante emozioni e ogni partita. Posso dire che non è cambiato niente dalla prima partita fino a quelle che abbiamo giocato altra sera, quindi sempre la stessa emozione. Vediamo cosa c'è all'interno della tua personalissima scatola membership fatta apposta per Milan Skriniar. Mm-hmm. Vediamo. Una lettera. Sei tu con il numero 100, perché da poco hai tagliato questo grande traguardo all'Inter. Sì. Cosa significa? Significa tantissimo per me perché sono venuto tre anni fa, posso dire, e ho giocato già 100 partite, quindi una cosa bellissima. Per me sicuramente non aspettavo che... Volevo sempre fare più parti possibile, però non aspettavo che questo arriva così presto, quindi sono contento. Adesso ce l'ho anche forse un po' di più di 100.